gloria, gloria, io l'ho incontrato, gloria, 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 io l'ho incontrato, gloria, 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 io l'ho incontrato, ho incontrato il mio Signore. Ho incontrato per il rinnovamento. Ho incontrato il mio Signore. Alleluia. Benvenuti a questo incontro sacerdotale. Sono Don Vincenzo, il responsabile dell'ambito sacerdotale. È bello rivederci. Grazie per aver accolto questo invito. Condividere l'amicizia nel Signore è sempre un dono di grazia, genera amore fraterno. Abbiamo già vissuto online gli esercizi pastorali svolti a novembre. A dicembre, invece, la 44esima conferenza animatori che ha dato una nuova visione programmatica e profetica al rinnovamento. Il suo intento è stato quello di dare un nuovo slancio di carità alla nostra fede e al nostro servizio. Vicinanza, compassione e consolazione, i temi della conferenza tradotti in carità e solidarietà, perché nessuno resti solo. Stasera avremo l'opportunità di condividere e testimoniare i frutti spirituali. Accogliamo ora il nostro presidente nazionale, Salvatore Martinez, che ci darà il suo saluto d'inizio. Ciao Salvatore e benvenuto. Ciao carissimo Don Vincenzo, spero che mi sentiate. E un carissimo saluto con grande gioia, desidero rivolgerlo a ciascuno di voi, ai sacerdoti, diaconi, religiosi e anche a qualche giovane seminarista che si unisce a noi questa sera a questo primo incontro sacerdotale. Davvero è grande la mia gioia e mentre si cantava il canto introitale, così avevo modo di scorrere le diverse pagine e rivedere i vostri volti, volti noti, volti meno noti. E dunque davvero uno ad uno sentitevi accolti, abbracciati nel nome del Signore. Anche coloro che forse per la prima volta si uniscono ad un incontro sacerdotale nella linea del rinnovamento nello spirito, così come i simpatizzanti della nostra esperienza carismatica e direi anche quelli che possono testimoniare come la loro vita è cambiata, la loro fede, il loro sacerdozio attraverso l'incontro con lo Spirito Santo nel rinnovamento. Lo diceva Don Vincenzo, ci ritroviamo a 3 mesi di distanza dai nostri esercizi pastorali che tanto bene ci hanno fatto in questo tempo segnato dalla pandemia e bisognoso di un nuovo amore sacerdotale. E poi quella conferenza che ho definito programmatica e profetica. Il tema lo ricordava Don Vincenzo, programmatica perché vogliamo scrivere un nuovo programma di prossimità elaborando nuovi impegni di carità fraterno a vantaggio di tutti. E poi profetica perché sappiamo che c'è bisogno di essere fari nella notte, c'è bisogno di accendere luci, luci, nuove luci e di dare il calore, l'affetto sacerdotale, comunitario a tanta gente. Quello che ci proviene dalla fede carismatica, dalla nostra esperienza spirituale. Ripeto quanto appena detto, se questo tempo è segnato dalla pandemia, è al contempo bisognoso di nuovo amore sacerdotale. Sì, sacerdotale, perché vedete ci sono tanti amori che provengono dal cuore dell'uomo, ma davvero unico è l'amore sacerdotale, quello di un uomo che ha deciso di amare alla maniera di Cristo, con Cristo, come Cristo, per Cristo.
Siate allora benedetti nel nome del Signore e per favore anche voi beneditemi in forza del vostro amore sacerdotale. Mi rivolgo a voi con un semplice messaggio, introducendomi subito con un pensiero di Papa Francesco. Lo desumo dalla enciclica Fratelli Tutti al numero 215. Una frase che il pontefice fa sua, ma che in realtà è del celebre poeta brasiliano Vinicius de Moraes, scritta nel 1962, che recita così: «La vita è l'arte dell'incontro, anche se nella vita ci sono tanti scontri». È proprio vero, la vita è una meravigliosa esperienza di incontri e scontri. È una giostra di gioie e di dolori, di appuntamenti goduti e mancati con l'amore di Dio. Che tristezza se dovessimo aver mancato noi, proprio noi, l'incontro con Dio, quell'esperienza personale che davvero cambia la vita. Ancor peggio se registriamo che la nostra vita è in scontro con la sua vita divina. Sì, vale anche per noi questa massima. Incontriamo Dio, ci lasciamo incontrare da Lui o siamo allo scontro con Lui? E guardando a questo tempo pandemico, se il suo universale volere, il volere di Dio, è servire l'uomo, questa volontà si scontra forse con le nostre paure, omissioni, ripiegamenti o deleghe? Agli inizi della sua missione profetica, in un tempo assai difficile per Israele, non meno del nostro, il giovane profeta Geremia, per comando del Signore, ebbe a dire: «Neppure i sacerdoti si domandano dov'è il Signore?» Geremia 2:8. Dov'è il Signore nella mia vita? Dov'è il Signore in questa pandemia? Dov'è il Signore nella chiesa di Papa Francesco? Dov'è il Signore nella mia chiesa? Dov'è il Signore nel rinnovamento nello Spirito? Una grande responsabilità ci è data. Siamo sacerdoti. Innanzitutto perché per primi dobbiamo sforzarci di comprendere dove è il Signore e per farci trovare per primi lì dove Egli è e dove il suo popolo attende di essere servito. Sacerdote significa stare dalla parte del Signore, prendere parte al suo ministero salvifico, essere parte del suo programma di misericordia per il mondo. Dunque essere sacerdoti del Signore non è un modo di dire e ha implicazioni ben precise. L'Antico Testamento ci presenta il sacerdozio levitico, fatto di culto, di offerta di riti e di accoglienza del popolo di Dio nel Tempio del Signore. Il Nuovo Testamento, in realtà, questa parola sacerdozio la presenta assai poco, se non in riferimento non a un culto, ma a una persona, la persona di Gesù, più che al suo ministero, al ministero sacerdotale, all'unzione spirituale, diremmo più che alle funzioni sacerdotali. Gesù, il nostro grande e sommo sacerdote, introduce un altro sacerdozio, un nuovo sacerdozio, e mostra la superiorità del suo sacerdozio, del sacerdozio cristiano, su ogni altra forma di sacerdozio, proprio di una tradizione religiosa o di una religione. Facciamolo dire all'autore della lettera agli Ebrei in cosa consiste questa superiorità. Capitolo 8, versi 24-25. Gesù, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta, perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio. Egli, infatti, è sempre vivo per intercedere a loro favore. Tradotto e applicato a noi, possiamo dire così: Gesù salva tutti quelli che per mezzo di noi, sacerdoti di Gesù Cristo, si avvicinano a Dio. C'è dunque nelle nostre mani un potere salvifico che nessun altro sacerdozio possiede, una potenza spirituale che può fare nuovo il mondo intorno a noi. Pertanto, se la domanda poc'anzi era «Dov'è il Signore?», la questione adesso diventa un'altra. Dove sono io sacerdote del Signore? Dov'è la sua unzione di potenza nella mia vita? Allora, dove sto ponendo il mio ministero salvifico in un momento in cui tutti invocano salvezza, in cui Satana sta tentando e vessando
la Chiesa, famiglie, istituzioni, servendosi di due preziose armi, prestatemi attenzione, la promessa del denaro per vincere le povertà generate dal virus e le forze umane della scienza e della politica per vincere la paura di vivere che è nel cuore degli uomini, della gente. Due risposte umane, materiali, a due bisogni che sono invece spirituali e che dunque necessitano dello Spirito Santo, di un sacerdozio nello Spirito Santo, perché possano essere soddisfatte. Ed eccoci al punto, carissimi miei, il rinnovamento ci ha fatto comprendere che si è sacerdoti del Signore se si è sacerdoti nello Spirito Santo. Lo ripeto, sacerdote nell'unzione e non nelle funzioni richieste. Io ritengo che mai come in questa stagione il rinnovamento possa essere un grande beneficio, un grande stimolo, una svolta per tanti sacerdoti impigriti, delusi, polemici o semplicemente assenti. E se tu, come credo, sei qui per stasera per dimostrare l'esatto contrario di quanto ho appena detto, e cioè che sei forte nelle promesse del Signore, che sei pieno di consolazione dello Spirito, che hai le mani piene di carità fraterna, ebbene, allora tu hai la responsabilità di dare questa testimonianza ad altri, di segnare un'inversione ecclesiale di tendenza, di diventare cioè causa di rinnovamento intorno a te. Solo se ripartiamo dallo Spirito ritroveremo il bandolo della matassa, credetemi. Siamo come nel labirinto di Arianna, giriamo e rigiriamo e non ne veniamo a capo della crisi di fede, di speranza e di carità che la stessa Chiesa sta vivendo. E allora vorrei incoraggiarvi con tutte le mie forze a osare di più. È il momento di farlo, è il momento di dare alle nostre domeniche il coraggio dei giorni feriali, alle nostre liturgie il respiro di un cantiere dove si lavora insieme per costruire quel regno che San Paolo ai Romani, capitolo 14-17, ricorda essere regno di giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Il respiro di una intercessione che non alza solo le mani al cielo, ma le stende operose verso tutti, in mezzo a tutti, nelle case di tutti, nelle strade degli uomini. Vi chiedo di aprire la carovana della Chiesa in uscita per aiutarci a fare del rinnovamento un'avanguardia di speranza in mezzo a tante solitudini e disperazioni. Se ci sono tanti pazienti del coronavirus, noi vogliamo essere i pazienti del Signore, quelli che non si arrendono, che servono per primi e chiamano gli altri a servire. C'è tanto lavoro benedetto da fare. E io vi confesso che non ho mai sofferto, lavorato, lottato e sentito il mio ministero utile così tanto come nell'anno passato 2020. Vi prego, teniamo le chiese aperte anche la sera, fino a che è consentito, e ridiamo il gusto perduto, si sta perdendo, della vita comunitaria alla gente, attirandola di nuovo alla comunità. E facciamoci trovare pronti e disponibili se c'è da animare, da predicare, da servire, da offrirsi, da accompagnare, da andare, in una sola parola, da amare. Mi congedo da voi con il cuore lieto, perché so che mi avete ascoltato e so anche che onorate la vocazione ad essere sacerdoti nel Signore, sacerdoti nello Spirito Santo, e lo farete ancora di più. Vi affido all'intercessione di San Giovanni Paolo II, intercessione paterna, con pochi versi di una sua composizione giovanile, era il 1958, intitolata Canto del Dio Nascosto. L'amore mi ha spiegato ogni cosa. L'amore ha risolto tutto per me. Perciò io ammiro questo amore dovunque esso si trovi. Sì, esso, l'amore, possa sempre essere ammirato e servito da noi. Alleluia, Gesù è il Signore. Vieni, noi ti apriamo i nostri cuori, vieni Spirito Santo, vieni, vieni tu che hai cura di noi, vieni Spirito Santo, vieni.
rinnovare, vieni Spirito Santo, vieni. Invochiamo la tua presenza, vieni Signore. Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. Vieni consolatore, dona pace e umiltà. Acqua viva d'amore, questa gloria abbiamo a te. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni su noi. Scendi su di noi, vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi. Vogliamo introdurre il relatore di questo incontro, è Don Matteo Narciso. Don Matteo vive a Milano, sacerdote dal 1966, fa parte di un ramo della famiglia salesiana denominato Testimoni del Risorto, insegnante di lettere per 40 anni ai licei. È nel rinnovamento dal 1980, guida e direttore spirituale dei giovani di San Cristoforo, missionario nei mesi estivi in Moldavia. Che bello. Oggi è consigliere spirituale regionale della Lombardia con nomina della Conferenza Episcopale Lombarda. Ci parlerà dell'efficacia della parola di Dio nel sacerdote. Noi prima di essere ministri della parola siamo affidati alla parola. E questa espressione noi la troviamo negli Atti degli Apostoli, quando San Paolo a Mileto chiama i presbiteri, i vescovi della chiesa di Efeso e li saluta per il viaggio a Gerusalemme e dice, e li saluta così, e ora io vi affido a Dio e alla parola della sua grazia che ha la potenza di edificare, alla parola della sua grazia, to logotes caritas autum, che ha la potenza di edificare. Allora, io mi chiedo, come io mi affido alla parola di Dio? Semplice, attraverso l'ascolto e attraverso la realizzazione della parola. Attraverso l'ascolto. Ogni credente è innanzitutto un ascoltatore della parola di Dio. Nell'Antico Testamento il comandamento per eccellenza è questo, ascolta Israele, Shema Israele. Nel Nuovo Testamento è confermato, rinnovato dalla voce del Padre, al Tabor, ascoltatelo. Quante volte Gesù, ce lo dice anche l'Evangelista Giovanni, Gesù, io sono sempre in ascolto del Padre. Io dico al mondo le cose che ho udito da Lui, ancora Giovanni, la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Essere affidati alla parola è un impegno, credetemi, di un'assiduità quotidiana. Deve essere il nostro nutrimento. Noi lo insegniamo agli altri, lo insegniamo ai giovani, ai fedeli, insegniamo la lezione divina quotidiana per me, lettura, lezione, meditazione, orazio, contemplazione. La realizzazione, San Giacomo, realizzazione di questa parola. Giacomo ci dice non possiamo essere soltanto ascoltatori della parola, ma facitori di questa parola. Ecco, qualche anno fa, qui a Milano,
è venuto a parlarci, a parlare a noi preti ambrosiani, Enzo Bianchi, che voi conoscete. E c'è stato un passaggio che mi ha colpito nella sua meditazione e diceva: solo in Gesù c'è stata la piena corrispondenza tra il predicare e il vivere, ma occorre da parte nostra un'attenzione affinché quello che annunciamo risuoni sempre come giudizio per ciascuno di noi. E se ciò non avviene, la schizofrenia tra il dire e il fare, tra l'annunciare e il realizzare nella propria vita, diventa progressivamente una patologia con cui ci abituiamo a convivere. In altre parole, dire ciò che viviamo e vivere ciò che diciamo. Parola ascoltata, parola vissuta, parola annunciata. Ecco il nostro impegno nella evangelizzazione. Un'esperienza, è vero, dell'incontro personale con Cristo attraverso la parola quotidiana. Questa è la sorgente dell'azione evangelizzatrice. Noi conosciamo tutti quella bellissima espressione di Papa Francesco nella Evangelii Gaudium, e lui parlava del cristiano in genere, il cristiano, e diceva: io sono una missione. E continua: bisogna riconoscere se stessi come marcati a fuoco da tale missione di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare. Sono questi sei verbi che contengono un po' il contenuto della missionarietà. Quante volte a Rimini noi abbiamo ascoltato Salvatore Martinez, quale ci diceva, è vero, che evangelizzare è umanizzare. Noi annunciamo il regno di Dio, ma sappiamo molto bene che questo regno di Dio che noi annunciamo ha delle potenzialità profondamente umanizzanti, profondamente umanizzanti. E ce lo descrive in una maniera solare San Paolo nella sua lettera, nella sua seconda lettera a Timoteo, proprio all'inizio, verso il primo capitolo, verso 10, quando parla di Cristo Gesù che è venuto nella storia e ha fatto risplendere la vita, ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo, del quale io sono stato costituito araldo, apostolo e maestro. Ecco la nostra evangelizzazione, a far risplendere la vita, far risplendere la vita in una società nella quale noi ci troviamo, società secolarizzata, pluralista, globalizzata. Ecco, siamo chiamati, è vero, a dare bellezza, a dare splendore, a dare gusto, in modo particolare ai giovani, a dare significatività alla vita. Prendo l'espressione di padre Ronchi, che conosciamo, ci ha parlato anche a Rimini. Ecco, diceva padre Ronchi: offrire ai giovani scintille di risurrezione, scintille di risurrezione in ogni patire umano. Ecco, noi siamo impegnati nell'evangelizzazione, nell'annuncio, e sappiamo molto bene che la missione, la evangelizzazione, è, a mio parere, è una questione di amore, risposta di amore ad una chiamata. Ci sforziamo di essere memoria vivente della parola, ascoltata, meditata, pregata, contemplata, perché l'annuncio del Vangelo è intimamente congiunta alla promozione dell'umano, alla sollecitudine di Dio. Ed è questo è stato un po' il nostro impegno nella missione della Moldavia. Ecco, vedo l'orario, siamo quasi al termine. Farei una brevissima testimonianza di una mia lunghissima esperienza in Moldavia. Ecco, voi sapete che la Moldavia è il paese più povero d'Europa. Siamo stati chiamati a testimoniare il Vangelo della carità lì, in Moldavia. È un impegno che ci siamo presi su sollecitazione del vescovo lì, Monsignor Coscia, poi il Papa Giovanni Paolo II, ha benedetto il nostro progetto missionario, anche progetto sociale. E in tutti questi anni veramente ce l'abbiamo messo tutto, nonostante le grandi difficoltà che abbiamo incontrato, con impegno di evangelizzazione, di aiutare il vescovo
della Moldavia, lì c'è una sola diocesi, ad aiutarlo nella sua pastoralità. E ha richiesto a noi, è vero, di stare lì e aiutarlo attraverso i seminari di vita nuova, che non venivano fatti soltanto durante le vacanze, ma qualche anno fa è stato durante tutto l'anno si sono alternati i nostri fratelli. Una mia esperienza stupenda è stata quando sono stato incaricato di stare lì in Moldavia ed erano venuti, è vero, a turni alterni 74 missionari dall'Italia, da tutte le regioni d'Italia. È stato un momento molto difficile per me e mi ha aiutato sinceramente Mario Landi e altri, con Salvatore soprattutto, mi ha dato un grande aiuto morale, ero solo lì, e Mario Landi poi è venuto con i suoi giovani e hanno fatto i giovani un'esperienza stupenda di annuncio, di confronto con i giovani, di visite alle famiglie, di liturgie stupende, canore, qualcosa di affascinante. Ebbene, poi ho partecipato a un'altra esperienza meravigliosa, quando tutto il Consiglio nazionale è andato per la evangelizzazione in Moldavia. Con i giovani, poi, con quelli della Puglia, io mi sono recato a un orfanotrofio. Un orfanotrofio. La scritta era internat, già la parola internat sembrava una caserma, invece internat è una parola che significa convitto, significa collegio. Ecco la mia esperienza, proprio una piccolissima esperienza, una delle tante, ma questa è la più bella perché è molto delicata. C'erano ragazzi orfani in questo orfanotrofio, dai bimbi e bimbi dai 9 ai 10 anni fino a 16 17 anni, ed eravamo andati con il gruppo pugliese e abbiamo fatto evangelizzazione, canti, liturgia, preghiera, invocazione allo Spirito Santo, abbiamo portato molti generi alimentari, abbiamo pranzato anche con loro. E dopo pranzo nel cortile fui avvicinato da una ragazzina di 15 anni che parlava un po' l'italiano, parlava, e portava con sé una bimba e dice: padre, vuole parlare questa bimba. Ho detto: traducimi, tu, parlavano in russo, me la traduci? E lei diceva: io sono, non ho né papà né mamma, però ho ascoltato stamattina che tu hai parlato di Gesù, che ci sta sempre vicino, che non ci abbandona mai e che se siamo soli lui ci abbraccia, non ci lascia mai. Ora sono contenta perché so che Gesù starà sempre con me. Questa è stata la cosa più bella, è vero, che mi ha affascinato e direi mi ha anche commosso. E che io vorrei concludere, cari confratelli, con quella stupenda preghiera di Papa Francesco che troviamo proprio alla fine della Evangelii Gaudium. Maria definita madre del Vangelo vivente, la stella della nuova evangelizzazione. Vergine Madre Maria, ottienici ora un nuovo ardore di risorti per portare a tutti il Vangelo della vita che vince la morte. Dacci la santa audacia di cercare nuove strade perché giunga a tutti il dono della bellezza che non si spegne. E questa bellezza, cari confratelli, è Cristo Gesù, che ogni giorno ci affascina, ci seduce e ci incanta. Alleluia! Ora vorrei passare la parola a Don Patrizio, dal Lazio. Lui è consigliere spirituale regionale del Lazio, ma oggi è anche coordinatore regionale ad interim della regione Lazio. Ecco, Don Patrizio ci aiuterà nella condivisione. Penso che sono arrivate alcune domande a cui poi Don Matteo potrà anche rispondere. Hai parlato della Moldavia e tu sai molto bene che io per diversi anni sono stato delegato nazionale delle missioni del rinnovamento. Ecco, mi piacerebbe se tu potessi riuscire a parlare ancora, a dirci ancora qualcosa di più di quella tua esperienza che hai fatto lì in Moldavia. Che cosa hai toccato con mano lì? Quali sono
le situazioni che ti lasciano anche coinvolgere pienamente nella vita di questi fratelli. Io prima di essere chiamato dal rinnovamento a lavorare per la Chiesa Cattolica, io lavoravo già prima con i fratelli ortodossi, soprattutto a sud della Moldavia. Quindi il mio primo contatto è stato con i fratelli ortodossi. Come ho conosciuto la Moldavia? Ho conosciuto la Moldavia perché qui nella mia parrocchia, tanti anni fa, è vero, arrivavano le ragazze della Moldavia, e quindi erano venute alcune ragazze e abbiamo cercato di sistemarle nella nostra parrocchia, e poi abbiamo trovato il lavoro per loro. Erano sposate, loro si sposano molto presto, avevano già dei figli. E questa qui poi veniva da me per imparare un po' di italiano. E una volta che ha imparato l'italiano, mi ha chiesto, lei era una insegnante di scuola elementare, e mi ha detto: Don Matteo, noi siamo poveri, nella mia scuola non c'è l'acquedotto, abbiamo soltanto un pozzo che è a distanza di 300 metri, ci può aiutare a costruire un pozzo? Vabbè, io mi sono impegnato, abbiamo costruito un pozzo. E poi mi hanno chiamato per andare a inaugurare, e lì sono rimasto sconcertato io, perché una povertà terribile, mi veniva la pelle d'oca, è vero, queste case così fatiscenti in campagna, qualcosa, e sono rimasto molto. Sono rimasto lì. E l'esperienza più forte è stata che, avendo dormito lì presso la famiglia, alla mattina mi svegliavo presto e allora andavo a recitare il breviario lungo i campi là, e vedevo alla mattina presto, alle 6:30 del mattino, vedevo bambine, fratello e sorelle, con le zappe a lavorare vicino al papà, a zappare la terra, e poi dopo un'ora prendere la cartella e andare a scuola che dista 3 chilometri dal villaggio, 3 chilometri all'andata e 3 chilometri al ritorno. Io rimasi veramente sconcertato, e ammirato poi anche della... Poi c'è stato, ecco l'altra esperienza che volevo darti, un'altra testimonianza dell'efficacia della parola, Don Patrizio, adesso te lo dico, ed è questo. Quando sono andato a inaugurare il pozzo, c'è stato il prete ortodosso, il quale stava a mangiare con me, e poi alla fine parlava un po' l'italiano, così. Ha detto: andiamo a pregare. Sì, andiamo a pregare. Non è che avesse la chiesa, era un capannone, così. Abbiamo pregato, abbiamo preso la parola di Dio, e lì si leggeva: pregate. Ci sarete esaudite, cercate, bussate. E lui a un certo punto dice: che dice Don Matteo, vogliamo scommettere su questa parola? Certo. Cercate, pregate. E allora lui disse: guarda, io vorrei costruire qui la chiesa, però soldi non ne ho. A chi ti rivolgo? Nemmeno io ce ne sono. Ho detto: va bene, allora vediamo un po' che cosa è possibile fare. Certo, non è una chiesa di un villaggio, di 300 abitanti nemmeno. Allora, ritornando in aereo in Italia, ci ho pensato quest'anno fa, e dicevo: ma io non ho soldi, vediamo che... Allora, mi sono impegnato, e tramite un mio amico, con la vendita delle arance, con tante cose, siamo riusciti a fare un progetto, a costruire la chiesetta in 8 mesi senza nessun debito. Ci mancavano addirittura le campane, ma non avevamo soldi per fare le campane. C'era un contadino di là e ci disse: guarda, io ho 4 bombole di gas, quelle della cucina, le ha segate, ci ha messo il bataccio dentro e suonavano meravigliosamente. Questa è stata una delle esperienze più belle. Abbiamo creduto alla parola di Gesù: pregate e sarete ascoltati, e ci siamo riusciti. Poi, quando sono stato chiamato, poi non, io conoscevo soltanto questi villaggi poverissimi, e poi quando sono stato chiamato a lavorare con voi, ho lavorato nella capitale, a Chisinau, e c'era uno spaccato terribile tra la città e, a distanza di nemmeno 1 chilometro, una povertà assoluta, te lo sai bene, no? Alla periferia di Chisinau, come anche di Bazi, di Ribnitsa, di Transistria. Io ho conosciuto Don Padre Taddeus,
Ecco, sono stato, è vero, io sono stato scosso dalla grande povertà e poi dalla sete profonda che questi nostri fratelli hanno di ascoltarci. Quando siamo andati con il gruppo, come diciamo, del Comitato Nazionale e ci siamo divisi in vari gruppi, credo che, non so se c'eri anche tu, ci siamo divisi, c'eri anche tu, ci siamo divisi, ti ricordi, in diversi gruppi, siamo andati in diverse parrocchie e abbiamo fatto tutto, quindi evangelizzazione, annuncio, meditazione, adorazione, benedizione, invocazione allo Spirito Santo. Quello che mi ha colpito è quando ce ne siamo andati, quasi piangevano loro, perché non ritornate? Quando ritornate? Quando ritornate? Questo l'ho ascoltato anche da parte dei giovani, quando le nostre ragazze andavano a fare i campi scuola, le vacanze lì presso queste parrocchie, e portavano avanti il oratorio. Ecco, da una parte una grande povertà, dall'altra parte una grande sete di conoscenza, di evangelizzazione proprio. Ecco. Adesso vogliamo invece passare ad un'altra testimonianza, questa volta non di missione all'estero, ma il come è stato vissuto il lockdown, come possiamo essere stati caritatevoli, vicini, la vicinanza, la consolazione, quello che Salvatore ci ha detto e quello che abbiamo vissuto anche nella conferenza. Ecco, vorremmo raccogliere un pochettino i frutti spirituali di questo farsi carità, farsi prossimo, farsi vicino agli altri. Passo la parola al primo testimone, a Don Leonardo Biancalani di Massa, Toscana. Buonasera a tutti, cari confratelli, laici, sorelle, tutti. Io sono l'assistente diocesano del rinnovamento nello spirito di della diocesi di Massa Carrara Pontremoli. Ringrazio la mia coordinatrice regionale, te Don Vincenzo e anche Salvatore, che mi avete dato questa opportunità. Non vi nascondo un pochino di emozione, perché una testimonianza tocca sempre un pochino le corde interiori. Mi è stato chiesto questo, una testimonianza sul Covid. Innanzitutto parto da una mia esperienza personale. Ho perso mio papà a marzo. In 10 giorni stava bene, poi ha preso il Covid, è stato ricoverato in ospedale e poi non l'ho più visto. E tra l'altro, come sacerdote, una prova, perché poi vorrei un pochino riflettere su queste 4 parole che mi hanno portato ad andare dentro di me, non le ho potuto fare nemmeno, eravamo proprio nel pieno lockdown, non gli ho potuto fare nemmeno il funerale. Quindi per me è stato sicuramente un momento di prova, certamente pregare sì, ma non celebrare il funerale se non dare una benedizione alla salma. Ecco, questa cosa mi ha un pochino portato a riflettere su 4 parole che io vi dono stasera in maniera semplice. Prima di tutto, che la prova, il tema della prova. Molto spesso noi sacerdoti, parlo per me, diamo tutto per scontato, pensiamo che di conoscere la teologia, di conoscere il Signore, di sapere un attimino un po' tutte le cose, ma in realtà probabilmente le cose le apprezziamo solo quando ci mancano. E la prova vera che il Signore ti dà, ecco la seconda parola, è sempre per una conversione. Conversione che non significa semplicemente cambiare strada, come è poi nell'incipit ebraico, no? Shuv, fare inversione a U. Conversione che è la vera conversione, che in maniera simpatica dico sempre alle persone, la conversione del cervello, perché noi parliamo sempre della conversione del cuore. Conversione del cervello significa capire, avere lo sguardo di Dio sulla nostra vita e sulla vita degli altri, per poterlo testimoniare nel dono quotidiano, che non è scontato. E poi tutto questo, penso me come voi, ha portato successivamente, quando sono state riaperte le comunità al culto, alla paura, il tema della paura.
che non vado in chiesa perché ho paura, non faccio questo perché ho paura, che poi ha fatto emergere, ahimè, altre cose terribili, la santa pigrizia, la santa più venerata, penso, al mondo, no? Il fatto di sto tanto bene a casa e però non celebro il Signore. La paura che è sempre legata all'angoscia e alla morte, no? La paura di non sapere cosa farai domani. Ma attenzione, la paura vera non è soltanto la paura di morire. La paura che ho un po' sperimentato io, anche sentendo le persone a me affidate, è stata la paura di soffrire. Andrò lì, non saprò cosa fare, e questo allora mi ha portato a riscoprire e tirare fuori le tre parole centrali che il Nuovo Testamento ci dona. Come si deve rispondere a paura, angoscia e morte? Innanzitutto col coraggio, la parresia. E questo è importante, non dobbiamo avere mai paura di essere noi stessi, di avere coraggio, l'essere se stessi. La speranza, perché in fondo il tema principale, fondamentale, che io vivo nella mia comunità, nella mia diocesi o meno, è il senso di respirare la disperazione. Noi ricordiamocelo, siamo testimoni della speranza. In vista di che cosa? In vista della resurrezione, che è la comunione piena con Dio. Ecco, tutto questo allora mi ha portato e mi sta portando in un cammino, diciamo, di, per usare un segnale, di lavoro in corso. Mi ha portato a riscoprire che cosa? L'importanza della preghiera, ma non la preghiera del dovere, la preghiera bella della liturgia delle ore, che noi sacerdoti abbiamo anche il compito e il dovere di fare, la preghiera della vita, che è veramente mettersi continuamente in gioco, il saper non semplicemente dare delle parole, ma dare noi stessi, che è la cosa più difficile, saper intuire i bisogni della gente, e la quarta cosa, veramente il cercare continuamente la forza dello spirito. E vi voglio lasciare con questa frase che ho parafrasato da San Basilio Magno. L'uomo che invoca lo spirito ha tra le mani il timone della storia. Ecco, spero che questa esperienza che mi ha toccato, e sicuramente anche le vostre comunità e tutti noi, ci porti a invocare continuamente lo spirito sulla nostra vita per essere trasformati e rivivificati e soprattutto per avere il timone sulla nostra storia. Grazie. Ora ci trasferiamo in Campania, ad Avellino, per la seconda e ultima testimonianza. Salutiamo padre Franco Bigotto, francescano minore. Ciao padre Franco, anche te ti chiedo brevemente di presentarti e poi la tua testimonianza. Benissimo, buonasera a tutti, pace e bene. Ecco, sono padre Franco, parroco di una delle parrocchie più grandi della città di Avellino, parroco dallo scorso ottobre 2019 qui ad Avellino. Per 12 anni sono stato a Taurano nella diocesi di Nola, quindi io invece ho fatto l'esperienza del lockdown senza conoscere neppure la mia comunità, perché da ottobre a marzo sono passati appena 5-6 mesi, quindi una comunità quasi di 12.000 abitanti, quindi non ho avuto neppure il tempo di conoscere chi avevo dinanzi. Noi siamo frati minori, quindi abbiamo una vita comunitaria. Con i miei confratelli, nel momento in cui si è chiuso il tutto, nel momento in cui ci siamo ritrovati in una clausura forzata, ecco, ci siamo chiesti che cosa potevamo fare. Quindi la mia testimonianza si incentra su tre parole fondamentali: ascolto, fondamentali, ascolto, vicinanza e solidarietà. Ascolto della parola di Dio, perché c'è stato un tempo di preghiera, veramente una preghiera assidua dinanzi al tabernacolo, dinanzi all'Eucarestia.
Poi l'ascolto della gente, l'ascolto del territorio. Noi non abbiamo mai chiuso la chiesa. La chiesa è sempre stata aperta ed è ancora aperta dalle 7 di mattina fino alle 9 di sera. Non abbiamo mai smesso di confessare. Abbiamo instaurato un rapporto di dialogo con tutti i fedeli che venivano semplicemente per stare dinanzi all'Eucaristia, per stare dinanzi a Gesù per una breve visita. E in chiesa, c'era sempre uno di noi, frati. Per i primi 15 giorni le cose sono andate, diciamo, bene, ma poi dopo, ecco, grazie all'ascolto, soprattutto delle famiglie che si sono ritrovate a chiudere quello che era il proprio lavoro, e ci siamo ritrovati dinanzi ad un sistema quasi di povertà. Quindi che cosa è successo? È successo questo, che con i diversi gruppi parrocchiali, in modo particolare con l'Azione Cattolica, Scout, Terzo Ordine, e dicevo in modo particolare con il rinnovo con il rinnovamento dello spirito, abbiamo dato l'avvio ad una catena di solidarietà. Una catena di solidarietà incentrata soprattutto sulla raccolta di generi di prima necessità, addirittura sensibilizzando anche i negozi, i quali hanno messo dinanzi alla porta il carrello della solidarietà. Chi andava a fare spesa acquistava qualcosa e lo deponeva nel carrello della solidarietà. E così, anche in collaborazione con uno sportello, un centro di ascolto della Caritas diocesana, abbiamo assistito numerose famiglie, non soltanto della nostra parrocchia, ma di tutta la città di Avellino e anche dell'Interland avellinese, quindi delle persone, di paesini che venivano qui a chiedere qualcosa. Siamo stati vicini a tutti, in modo particolare agli anziani che si sono ritrovati soli, agli anziani che avevano ed hanno ancora paura, ai malati, e in che modo? Attraverso il telefono. Come parroco, quasi tutti i giorni facevo il mio giro di 60-70 telefonate, anche per vedere se avevano bisogno di qualcosa. E molte volte, sia io che i miei confratelli, siamo scesi anche alla farmacia per comprare medicine. E non solo, vicinanza anche ai sacerdoti, ai confratelli diocesani, i quali li ho conosciuti per telefono. Perché prima sono stato in una diocesi, per 12 anni nella diocesi di Nola, poi spostato nella diocesi di Avellino. Avevamo fatto pochissimi incontri, però anche con loro attraverso il telefono si è instaurato un rapporto di amicizia, un rapporto di fraternità, un rapporto con alcuni anche di preghiera. Abbiamo recitato con alcuni il rosario per telefono nei primi giorni di lockdown. E poi con il rinnovamento dello spirito, con il gruppo del rinnovamento, non soltanto parrocchiale, ma a livello diocesano, c'è stata anche una raccolta fondi per l'acquisto di materiale sanitario, quindi alcol, mascherine, guanti, che abbiamo distribuito a chi ne aveva bisogno, ma soprattutto per la città ospedaliera di Avellino, perché c'è stato un momento che i medici e gli infermieri non avevano questo materiale necessario. Quindi abbiamo assistito ad una catena di solidarietà, e questo lo dobbiamo soltanto grazie all'aiuto dello Spirito, all'aiuto di Maria e all'aiuto di Dio, che ha reso sensibili tanti cuori. Questa è la mia semplice testimonianza. Ora vogliamo accogliere e salutare il nostro coordinatore nazionale, Mario Landi, che ci darà un saluto finale per questo tempo di grazia e di crescita fraterna. Ciao Mario. Buonasera a tutti, è stata una gioia poter condividere questa serata con voi, con tutti i sacerdoti, i religiosi e anche coloro che si stanno preparando
al ministero sacerdotale, perché sappiamo di alcuni seminaristi o di alcuni che sono in cammino in comunità religiosa per la professione religiosa, ma anche per il sacerdozio. Bene, non rubo molti minuti, le mie non sono conclusioni, ma sono sottolineature, quindi mi permetto soltanto un attimo di ricucire un po' tutta la dinamica della serata, a partire dall'intervento di Salvatore, che ci ha sottolineato l'importanza di un ministero sacerdotale vissuto nel potere dello Spirito. Questo non è un problema, diciamo così, legato all'appartenenza del Novamento. Questa è una necessità legata alla vita della Chiesa. Nella Sacra Scrittura, nel Nuovo Testamento, nelle lettere paoline, è sottolineata la possibilità che purtroppo un ministero sacerdotale, un ministero presbiterale, un ministero di responsabilità nella vita ecclesiale può essere mosso anche da, diciamo così, da atteggiamenti psicologici e non da dinamiche pneumatologiche. E credo che in fondo questo sia stato il filo conduttore un poco di tutta la serata, il sottolineare come continuamente tutti quanti noi, i sacerdoti per la loro vocazione particolare, per il proprio ministero, ma in realtà anche noi laici, nella nostra dimensione battesimale, abbiamo bisogno continuamente di attingere forza dallo Spirito Santo per essere in qualche modo autenticamente nella nostra vocazione umana, in qualche modo emersa qui e lì durante tutti i ragionamenti. Non mi fermo a sottolineare le cose bellissime che ha detto il nostro caro Don Matteo Narciso, con il quale ho condiviso tempi, come lui stesso ha sottolineato, di missione, ma in qualche modo ha sottolineato come questa identità del sacerdote, l'alter Christus, questa identità di essere non tanto appartenenti soltanto a Cristo o testimoniarne l'esistenza, ma in qualche modo continuarne l'opera in maniera, diciamo così, spirituale, ma nello stesso tempo in maniera molto concreta, e credo che questa sia un'altra sottolineatura importante da fare. E in fondo quel rotolo del libro della legge del profeta Isaia, che Gesù legge per sé e lo dovrebbe rileggere per sé ogni sacerdote, non dico quotidianamente, ma ogni volta che fa memoria della sua vocazione. Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato ai poveri ad annunciare il Vangelo, a risanare, a guarire, a liberare, come ci ha sottolineato Don Matteo richiamando il numero 273 dell'Evangelii Gaudium. Questa identità piena nella figura umana di Cristo è davvero in qualche modo, diciamo così, non soltanto una sottolineatura, ma il bello della vita sacerdotale nel popolo di Dio. Mai come in questo tempo abbiamo bisogno non soltanto di sacerdoti santi, preparati, che pregano, ma di sacerdoti che ci fanno vedere il volto bello di Gesù. Anche il volto umano di Gesù, anche nelle fragilità che ognuno di noi porta, e quindi anche i sacerdoti. Belle le testimonianze che ci hanno segnalato come il sacerdote si fa carico delle necessità dell'uomo anche nei momenti di difficoltà, ma questa per noi non è una novità, però è bello ribadirlo. Io credo che tutti quanti noi siamo stati confortati da queste due testimonianze che molto probabilmente potrebbero replicare decine e decine di partecipanti qui presenti, potrebbero dire esattamente le stesse cose. Allora perché le abbiamo dette? Perché è opera dello Spirito, perché nessuno si senta solo, perché nessuno di voi, anche nell'agire, nell'essere testimoni di questa capacità di essere Gesù nella storia, possa avere momenti di scoraggiamento, perché come vedete lo Spirito opera attraverso di noi, attraverso queste fragilità, attraverso le nostre miserie, attraverso le nostre povertà, ma fa grandi cose, le ha fatte in questi due sacerdoti che ci hanno dato la testimonianza, ma le fa in ciascuno di voi, ne sono convinto, e ciascuno di voi
potrebbe portare esattamente la stessa testimonianza o testimonianze più belle. Dobbiamo avere la forza tra di noi di testimoniare le cose belle. Mi permette, conosco la vita della Chiesa, ci lamentiamo troppo delle cose che non vanno bene, ma non mettiamo in evidenza le cose sante, le cose belle, le cose che lo Spirito vi fa realizzare nell'ordinario e le fa fare a ciascuno di voi. E questi incontri che facciamo anche con questi collegamenti, dando voce a tanti di voi, servono anche proprio a questo. Nessuno deve sentirsi da solo. E questa fraternità che Papa Francesco ci richiama, fratelli tutti, riguarda pure i sacerdoti, che molto spesso, conosco la vita della Chiesa, possono vivere per tante ragioni anche profonde solitudini. E vi ringraziamo a nome del Comitato Nazionale di Salvatori, a nome di tutti coloro che si sono impegnati perché stasera ci fosse stato questo momento, perché abbiamo deciso di non stare davanti a uno schermo televisivo a fare altro, ma vivere insieme un momento di fraternità, così come il Signore ci ha permesso di viverlo. L'ultima sottolineatura la sono conservata per ultimo, sulla gioia di Don Matteo. Giustamente un sacerdote così, anche un po' per gioco, credo, ha voluto sottolinearci, ma non è che qua si trova più facilmente la gioia in Moldavia che in Italia. E questa, no? Per quanto giocavo, dicesse sul serio, è una cosa da considerare, perché a volte le nostre comunità ecclesiali, le nostre diocesi, i nostri presbiteri, non sempre, diciamo così, manifestano la gioia. Conosco Don Matteo e vi posso dire che Don Matteo questa gioia ce l'ha, perché anche prima di appartenere al Rinnovamento era un sacerdote, e il Rinnovamento lo ha confermato in tutto questo, un sacerdote convinto di essere sacerdote. Potrà aver avuto tanti dubbi, tanti momenti di crisi, come tutti quanti noi li possiamo avere nelle nostre vocazioni, ma il suo sentirsi pienamente in identità con Cristo è la fonte della sua gioia. E forse, se a qualcuno di noi, parlo anche della mia vocazione matrimoniale, quindi attenzione, non parlo in generale dei battezzati, qualche volta la gioia viene meno, è perché forse non siamo uniti a Cristo, come ci direbbe Papa Francesco in Evangelii Gaudium. Forse abbiamo un po' staccato la spina da questa realtà, e forse abbiamo staccato la spina da questa relazione con Gesù Cristo e con Dio che passa attraverso la sua parola, che è stata anche l'altra traccia sulla quale abbiamo tutti quanti insieme stasera meditato. Grazie davvero, grazie, non sono conclusioni, è un arrivederci, è un modo per dire ogni tanto un incontro del genere può farci bene, saremo 300, saremo 100, saremo 50, saremo 1000, non è il numero. È il desiderio di condividere la gioia del Signore nel potere dello Spirito Santo, nella gioia dello Spirito Santo. Grazie a tutti quanti voi. Grazie a te, Mario. Siamo veramente in chiusura. Ci diamo appuntamento al prossimo incontro, il 6 marzo alle 20:30. Ecco, grazie a quanti hanno dato il loro contributo per questo incontro, a Salvatore, a Mario in modo particolare, per le parole e gli indirizzi pastorali e profetici da accogliere per iniziare o continuare la testimonianza con la nostra ministerialità come sacerdoti, diaconi, religiosi. Dio è all'opera, l'abbiamo ascoltato, noi con Lui. Non perdiamo allora questa opportunità. Ripartiamo dallo Spirito, come ci ha detto Salvatore. Non perdiamo l'ottimismo e il coraggio di metterci o rimetterci in gioco. Il Rinnovamento, carissimi, è un popolo in cammino, in movimento appunto. Siamo chiamati a scrivere la storia con la nostra vita e le nostre opere. Cari confratelli, è tempo di chiudere questo incontro, ma non si chiude il tempo della carità e della vicinanza. Tutti i fratelli, è stato l'inno richiamato anche da Mario, che ha caratterizzato la conferenza riprendendo l'enciclica di Papa Francesco. Sì, tutti i fratelli dobbiamo essere con i fratelli e le sorelle dei nostri gruppi e comunità, con loro come fratelli condividere il cammino. Ma aggiungo, mi permetto, tutti i padri per loro,
Papa Francesco, nel presentare l'anno speciale di San Giuseppe, ha detto: il mondo ha bisogno di padri, il rinnovamento ha bisogno della vostra paternità. Patris corde, con cuore di padre, è la lettera apostolica di Papa Francesco. Con cuore di padre, allora, vicina ai nostri gruppi. Con cuore di padre affianchiamo i responsabili delle nostre realtà, senza togliere loro la dignità nel loro ministero. Un padre con il proprio ruolo non toglie al figlio il suo, non si sostituisce, si aggiunge, si affianca. Con cuore di padre incoraggiamo e riprendiamo il cammino. Con cuore di padre continuiamo la nostra azione di carità e vicinanza. Ci aiuti questo anno dedicato a San Giuseppe. La penitenzieria apostolica ha indicato anche gesti di misericordia corporale e spirituale. Dunque un segno di vicinanza. Approfittiamo, organizziamo con i gruppi momenti celebrativi, magari momenti celebrativi giubilari dove poter annunciare e vivere opere di misericordia, continuando così quando, come profezia, ha indicato già la conferenza animatori. Ecco, e ora chiediamo la benedizione a Dio. Benedici, Signore, il Santo Padre, proteggilo, aiutilo, difendilo, sostienilo. Benedici i nostri vescovi, benedici tutti noi. Rendici padri secondo il tuo cuore. Benedici quanti si preparano al sacerdozio. Rafforza la chiamata, difendili dalla mondanità, liberali dall'individualismo. Siano già costruttori di fraternità. Tutti voi introduco nel cuore immacolato di Maria e per sua intercessione scenda la benedizione di Dio. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Gesù è il Signore e buon ministero a tutti per domani. Ciao a tutti.